pochi astenersi, o comunque si sono spostati da un'altra parte. Una breve replica di Renzi, prima di sentire voi, voglio farvi sentire un pezzo di Berlusconi su Facebook. Io sono cattolico, rivendico... Ma lo so, ma tu hai fatto una sintesi diversa. Fermati lì. Io sono cattolico, rivendico la mia appartenenza al centro-sinistra e al PD. Sono orgoglioso di far parte del PD, a te dico. La tua posizione è rispettabile, la tua quella di Carra ed altri. Dovevate avere il coraggio di dimettervi dal PD e di dimettervi dal Parlamento. Perché non si sta in Parlamento coi voti presi dal PD per andare contro il PD. Vale per voi, vale per quelli di loro che vanno via. È l'ora di finirla con chi viene eletto con qualcuno e poi passa via. Lo dico con grande rispetto. Beh, lei per sa le vostre che scelte. Ci sono state migrazioni. Vale per la Meloni, per Carra, per quelli di là, per quelli della sinistra, per tutti. Bisogna vedere se c'è, mettere scusi, però, se c'è l'astensionismo. C'è l'astensionismo, e anche perché se io prendo e decido di mollare con i miei, mollo con i miei, è legittimo farlo perché non me l'ha ordinato il dottore, sono d'accordo, però allora ho il coraggio anche di avere rispetto per chi mi ha votato, perché chi mi ha votato non ha cambiato idea. E quindi su questo tema credo che abbiate sbagliato. Dopodiché, il tema è che ormai i cattolici stanno da tutte le parti, quindi facciamola finita con questa storia. I cattolici stanno a destra, stanno con l'UDC, stanno a sinistra. Il problema non sono se uno va alla messa o no, il problema è se i valori che uno che è cattolico piuttosto che laico porta hanno modo di essere inseriti, perfetto, dentro la battaglia. E quindi facciamola te, finita con te, il copyright. Allora, e scusate, te, a questo e proposito, secondo te Bonino era garante di questi valori? Tu no, dovevi dimetterti dal Parlamento. Io tu dovevi dimetterti dal PD e dal Parlamento, potevo, se non sei d'accordo. Io non mi fatto dovevo due, dimettere non per vale la semplice ragione che il PD era in flagrante contraddizione con quello che era stato la sua mission iniziale. Il PD non ha scritto da nessuna parte, tu prendi la carta di valori. La Costituzione dice che il parlamentari sono senza ma vincolo solo di mandato. Ma io voglio dire, vabbè, ma chi l'ha detto questo? Non c'è un problema di dubbio. No. Il problema no, è quello che dobbiamo dire. Il PD è nato, sì, il PD è nato con uno statuto, a proposito con un manifesto dei valori e con tutto quello che vuole. E non c'è scritto da nessuna parte che avrebbe consegnato un'egemonia culturale e operativa alla cultura radicale. A proposito, scusate, di etica, oggi è scoppiata non l'abbiamo consegnato. Polemica.